Bentrovati, benvenuti a una nuova puntata di Storie di Vita e Storie di Vino. Abbiamo scelto oggi di raccontare una storia molto aderente a un concetto di territorio, vissuta attraverso la possibilità di esaltare l'unicità dei territori. La persona che è accanto a me, che naturalmente vado a presentarvi, è prima di tutto un agronomo. Ma la sua passione va anche verso la geologia, ma la sua capacità è anche quella di trasformare tutto questo in un vino che racconti questa sintesi. Volo alto, Francesco? Troppo? No, non è vero, assolutamente. Con noi Francesco Bordini, io lo ringrazio infinitamente per aver dedicato parte del suo tempo al nostro format e soprattutto aver avuto la volontà di raccontarci un po' la sua storia, ma anche il suo lavoro attuale e chissà anche qualche prospettiva futura che magari bolle in pentola. Dove siamo oggi? Siamo a Modigliana, siamo in piena Valle Ibola, siamo nella parte più alta della Valle Ibola, a 500 e qualche metro in più di altitudine, in un contesto bellissimo, perché quando arrivi qua tu hai un rapporto diretto con la natura, sei dentro la natura, ti senti parte di un contesto che oggi è difficile da vivere, perché sempre di corsa, sempre in auto, in treno, in aereo, ci muoviamo, ecco, qui si ritrova quei ritmi lenti che sono tanto belli da vivere e soprattutto ci riportano alla volontà di, rallentando, di andare a assaporare cose che fanno parte di noi, ma si sono forse un po' perse. Francesco, vengo da te finalmente dopo questo lunghissimo preambolo. A noi piace oggi sentirti raccontare un po' i primi passi, no? Come nasce Francesco Bordini, come nasce il lavoro di Francesco Bordini? Ma guarda, io ho avuto questo grandissimo privilegio nella mia vita di essere cresciuto a fianco del mio papà, Remigio Bordini, che sicuramente è probabilmente il nome più importante quando si parla di Sangiovese. E mio papà fin dagli anni 70 ha legato la sua vita al racconto della viticoltura, in particolare del Sangiovese, prima da neolaureato a capo di questa stazione sperimentale del comune di Faenza, in cui pensa è nata la selezione clonale europea, perché prima ancora che la comunità europea avesse legiferato su come doveva essere il modus operandi per creare selezione clonale, l'Università di Bologna e questo nucleo sperimentale di Faenza iniziano a individuare un protocollo per fare selezione clonale. E in quel periodo, che erano quegli straordinari anni 70 in cui si sognava molto, si inizia a pensare a un'idea di mondo, di Romagna, che per quell'era era veramente avanti, possiamo, no? Dirlo tranquillamente. E tu pensa che quel modello di selezione clonale che fu poi utilizzato dalla stazione sperimentale di Faenza viene praticamente preso pari pari prima dal Ministero dell'Agricoltura e poi dalla Comunità Europea per andare a studiare il protocollo per fare selezione clonale. Quello che era bello degli anni 70 è che la variabilità genetica era infinitamente più grande di quella che abbiamo oggi. E quindi era un po' quell'idea un po' che abbiamo dei film dove si parla un po' delle esperienze degli speleologi, di chi cerca e trova cose incredibili. Ed erano anni in cui la campagna era piena di ecotipi differenti. E quindi parte di quel racconto straordinario, che è quello del Sangiovese Grosso, che sai che è a Montalcino ma è anche in Romagna,
inizia a essere al centro dell'attenzione di questo gruppo di lavoro. E da lì la passione che mio papà ha sempre coltivato per il Sangiovese, per l'Appennino, per l'Alberello, e quindi vai traghettando un po' quel periodo un po' buio della viticoltura italiana, che è quello degli anni 90, no? In cui molte delle radici si erano perse, andando a creare un po' questo modo di lavorare in cui l'agronomia è sempre rimasta al centro dell'attenzione. Francesco, scusa se ti interrompo. Sì. Si può dire, no? Che una volta tanto portarsi il lavoro a casa sia stato fondamentale per la tua crescita, perché vivere, no, di tutto questo, la sperimentazione, la ricerca, la capacità, no, di tradurre tutto quel percorso scientifico importante, poi in sostanza arrivare fino dritti al vino e dare una vita nuova non solo al Sangiovese di Romagna, ma anche approfondire la cultura, la conoscenza del Sangiovese in toto. Hai respirato questo, ma quando hai capito? Qual è stato l'episodio che ha detto: oh, da grande io voglio fare questo? Ah, questa è una storia incredibile, perché tu pensi che io, da quando avevo 14 anni, il mio parte del mio estate praticamente lo faceva dare una mano al mio papà, per cui semmai l'aiutavo in periodo di vendemmia a raccogliere i dati nelle aziende, a fare gli squadri, a fare le attività quotidiane. E per me è stato fisiologico pensare, io sono il quarto figlio tra l'altro, noi in casa siamo quattro fratelli, due maschi e due femmine, nati in 5 anni, per cui una famiglia unitissima, e sono l'unico che ha studiato agraria. L'agricoltura è nelle mie vene da un sacco di generazioni della mia famiglia, per cui quella per me è stata, cioè, la scelta più naturale che poteva succedere. Ma francamente, col fatto che ho sempre vissuto la viticoltura, non ho mai pensato che avrei campato di viticoltura. Pensa che la mia tesi di laurea, la quinquennale, è stata su una macchina raccoglitrice da patate. A posto. Per dire... La cosa divertente però è che quando mi sono laureato, che ero nel Dipartimento di Meccanica Agraria, partiva il corso di viticoltura ed enologia, okay, e dell'Università di Bologna, e mi viene offerto un dottorato di ricerca. E quindi in quel momento, tutto sommato, la ricerca mi piaceva, accetto questo dottorato che era sulla meccanizzazione viticola e l'impiantistica enologica. E il dottorato è una cosa, secondo me, molto sottovalutata in Italia, ma è un modo di approcciare la ricerca e il lavoro straordinario. E quindi ho capito che avevo per le mani un'opportunità straordinaria, che era quella di studiare e di approfondire un settore che in quegli anni iniziavo a comprendere quanto era bello, quanto era profondo, e soprattutto il concetto che in fondo il vino è uno dei pochi prodotti agricoli che ha una rispondenza col territorio impressionante. È una lettura del territorio incredibile, e parallelo che vince il tempo. Giusto. Perché anche questa volontà un po' dell'uomo, no, di lasciare dei segni che vincano il tempo, diciamo, sono ben pochi prodotti agricoli che hanno questa capacità, e il vino ce l'ha. E quindi un po' questi elementi mi hanno fatto appassionare a questo mondo. In quegli anni erano anche gli anni in cui, assieme ai miei fratelli, iniziavamo a pensare che potevamo comprare qualcosa, una tenuta agricola, qualcosina che ci tenesse uniti, no? Perché le nostre strade si sarebbero divise, quindi cosa di più della terra ti tiene unito. Inizialmente pensavamo che potesse essere poco più di un gioco, e poi in realtà le cose sono fatte serie. E questo è un gran bene. Poi torniamo, perché sì, nel nostro racconto dobbiamo parlare del nostro territorio, dove siamo oggi, e di Villa Papiano, che naturalmente è l'espressione familiare della famiglia Bordini rispetto al concetto e la filosofia del fare vino. Prima di arrivarci, bello però capire come nasce davvero e come si forma, no, Francesco? Bello l'inizio, perché comunque c'è una base scientifica che è, secondo me, fondamentale per riuscire a tornare a evidenziare i territori. Se tu hai conoscenza, allora tu riesci a dare libera espressione a quello che è un concetto di unicità, quindi quel vitigno, quell'uva, quell'insieme di vitigni che si legano, no, a quelle condizioni straordinarie di suolo, clima e tutto quello che conosciamo. Ma se tu non hai delle basi, questo diventa molto difficile, sì, perché l'esperienziale, diciamocelo, il vino oggi di grande qualità di territorio nasce dal dettaglio, e se tu non riesci a seguire tutto quanto dalla prima pietra, tra virgolette, posata al risultato finito, con grande cognizione di causa, è difficile fare il vino di territorio. Questo, secondo me, è bene dircelo ed è bene raccontarlo e comunicarlo. Le basi sono serie e deve essere visto così. Questo approccio è fondamentale. La tua prima vendemmia che ti ha fatto sentire
wow, però questo vino un po' mi assomiglia, un po' mi appartiene, un po' a quell'idea che io ho in testa, no? C'è una bottiglia, un momento, un'annata che tu ti ricordi, che ha fissato nella memoria questa situazione? Allora, ti do due date. Ma volentieri. La prima, incredibile, perché considera che il primo grappolo d'uva reciso a Villa Papiano, quindi diciamo una mia esperienza da imprenditore, è stato l'11 settembre 2001. Eccoci. Okay. Quindi cambiava il mondo e noi iniziavamo la nostra attività a Villa Papiano. E mai avrei pensato che la mia vita sarebbe stata così intimamente influenzata da un evento catastrofico avvenuto a migliaia di chilometri di distanza. Però in quel momento preciso sappiamo che è cambiato un po' l'idea del mondo occidentale e della modernità. E penso che sia cambiato fortemente anche l'idea del vino contemporaneo. Perché di fatto quel momento chiude una stagione del vino, che probabilmente era un po' più quella legata agli anni 90 con i suoi strascichi, e in questo rimescolamento di carte incredibile che è stato quel momento, con la crisi che ne sono susseguite, sono nate anche delle altre opportunità, perché ogni volta che si sprofonda in un baratro inevitabilmente si riparte. E quindi quello è stato sicuramente un momento in cui, ancora completamente inconsci, la Romagna ha iniziato a sognare, perché di fatto è stata data un'opportunità a un luogo di provincia nel contesto del vino del mondo, come inevitabilmente, sfortunatamente, è ritenuta la Romagna, ma da questa opportunità la provincia che ha delle nuove chance, no? Questa è una delle grandi regole anche dell'evoluzionismo, che l'evoluzione spesso parte dalla provincia, perché dove c'è più... ricchezza, si tende alla stasi, perché il modello che funziona non viene mai messo in discussione. E forse nella provincia, no? Nel sistema provincia, nel modo di vivere, quindi di pensarla, spesso si nasconde quello scrigno di storicità, di esperienza, che è fondamentale per far sì che il cambiamento possa avere un profilo alto. Assolutamente vero. E se pensi, questa è la grande storia anche del Sangiovese. Il Sangiovese è un vitigno fortemente. Pesantemente, è un vitigno di provincia, probabilmente, come sai, nato nel sud dell'Italia, nell'Appennino, probabilmente calabrese, che si è sviluppato sul crinale appenninico, l'apoteosi della provincia d'Italia, se ci pensi, no? Però in questa strettissima connessione col selvatico, con la tradizione locale, con una serie di altri vitigni a corollario che inevitabilmente hanno influenzato l'evoluzione del Sangiovese nei vari territori. Quindi sicuramente quel momento, nella sua drammaticità, è stato fondamentale, sì, per noi e per la Romagna. L'altro momento incredibile è stato che io lo leggo alla vendemmia 2009, quindi 9 anni dopo, perché quello probabilmente è stato il primo anno in cui ho iniziato ad avere la maturità per comprendere che cos'è l'Appennina e che cos'era Modigliana. Perché questo, ti dico, uno dei mi verrebbe da dire, degli errori, in realtà più delle ingenuità, che ha commesso fanno parte del percorso, la Romagna, no? Ognuno di noi, no? È capire, pensare che ci sia un unico modello di vino che funziona ovunque. Anzi, mi ha rovesciato il concetto assolutamente. E questo considera che un macro territorio come quello della Romagna è arrivato, te l'ho detto prima, fino al 2001 che non aveva neanche una scuola di viticoltura ed enologia, no? Per cui di fatto tutto il modello romagnolo del vino era basato su esperienze di professionisti che venivano e avevano studiato in altri territori. E quindi arrivavano in Romagna pensando che il modello, immagina quello del Sangiovese toscano, potesse funzionare anche qua. E quindi non è così. L'idea era mantenere una zona di comfort per ottenere un risultato, sì, più facilmente. Assolutamente, no? Perché di fatto si pensava, in fondo il vitigno è uno. In realtà le condizioni ambientali sono completamente diverse. Ti faccio una domanda, sì, scusa, perché sì. Davvero è bello parlare di Sangiovese, sì, poi come te, quanto lo adoro e quanto lo amo, no? Si può dire che il Sangiovese, come uva, come vitigno, non ha una grande personalità, ma è in grado,
attraverso l'influenza dei suoli determinare vini di un carattere straordinario. Quindi è fortemente influenzato dal luogo dove lo si coltiva. Questo secondo me è una massima che dobbiamo portarci dietro sempre quando parliamo. Il Sangiovese è diversità, è assolutamente diversità, e le sfumature sono una ricchezza, perché oggi sono l'identità, e oggi questo nel mercato funziona, perché presentarsi, no, attraverso l'unicità di un prodotto che nasce, cresce e si stratifica su basi solide che garantiscono l'unicità di quel vino, oggi è una ricetta vincente. Cioè, per me il Sangiovese è questo come concetto. Il Sangiovese è questo, ed è uno dei vitigni che con più velocità muta anche il suo patrimonio genetico in base a dove è coltivato, l'ha dimostrato il gruppo di lavoro di scienza dell'Università di Milano, come ci sia questa incredibile velocità di adattamento al territorio. E questo è una opportunità straordinaria e anche una complicazione al sistema straordinario, ovviamente. Perché la ricetta che si diceva prima non si usa, non c'è. Assolutamente. E quindi ti dico, questo percorso un po' di creare un'identità a quello che era il Sangiovese della Romagna prima e che cos'era Modigliana, è stato un percorso molto molto difficile, perché era la necessità di creare un'idea di vino che prima non c'era, e che quest'idea non poteva che nascere un po' come l'araba fenicia delle ceneri, no? Che inevitabilmente erano da qualcosa che non era stato di successo. E questo perché? Perché quello che ti dicevo prima, l'idea di vino sangiovese in Toscana qua non funzionava. Cioè la straordinaria idea gambelliana del Sangiovese con un rapporto incredibile in esasperazione del rapporto con l'ossigeno, il modello estrattivo che in Toscana funziona perché lì i suoli sono poverissimi, qua entrano in crisi. La Romagna invece ha molto più frutto, ha sale, ha degli elementi floreali incredibili, ma sono elementi che alcune vinificazioni in modello toscano qua di fatto deprimono. Anzi, snaturano. Andavano in sottrazione rispetto a quello assolutamente, che sarebbe potuto assolutamente uscire, no? Sì. Come vino finito. E quindi qui c'era la necessità di creare un nuovo modello. E quindi per me il 2009 segna un po' quest'anno in cui ho iniziato a pensare che un modello alternativo per interpretare la Romagna fosse possibile. Necessario oltre che possibile, probabilmente. Eh sì. Per un rilancio si partiva da lì. Nasce da bellissimo questo chiamiamolo incipit, ma in realtà è già un argomento sviluppato, perché alla fine da lì nasce l'idea, che è divenuta realtà nel tempo, di creare attraverso una zonazione, ma più che altro uno studio vero della differenza che poteva esaltare il territorio della Romagna, e nasce con te come perno centrale. Beh, nasce, nasce con me, nasce con Masnaghetti, nasce con Maria Cristina Signale di Fattoria Zerbina, nasce con Giorgio Melandri, nasce con Fabio Giavedoni. Probabilmente tutti queste cinque persone sono quelle che più hanno contribuito a mettere a fuoco quest'idea. E ti dico, quest'idea che nasce da un orgoglio di avere capito che non era detto, che prima il lavoro è avvenuto fra il 2000 e il 2010, si è capito che non è detto che l'idea universale più interessante del Sangiovese in tutta la Romagna fosse quello della riserva, cioè di un vino che fosse per forza di cose estrattivo, con una fine elementi in legno importante, perché quel modello offuscava le diversità dei territori e non esaltava alcuni elementi come il frutto. La Romagna ha sempre... Il sale che hai ricordato te, l'aspetto floreale. Queste cose si perdevano, si appiattiva un potenziale che non era ancora stato espresso. Incredibile. Con cognizione, dico, al di là degli esempi illuminati, quelli no, fortunatamente sono però, sempre stati. Però assolutamente vero. Cioè, tu pensa che il frutto, che è una delle chiavi di lettura più interessanti per me che si può trovare nel Sangiovese, nella nostra regione, per anni è stato considerato un elemento quasi da vergognarsi, no? Senza valutare che quella zona del mondo si chiama Borgogna ha creato la sua fortuna sul frutto, no? Per cui non è vero che quello è un elemento di secondo grado, che ha un rango inferiore dei tannini, della struttura, della mineralità. Quello è un elemento fondamentale e universale. E penso che quell'idea che abbiamo messo a punto in quegli anni, che
un affinamento lungo sulla feccia fine in cemento potesse avere lo stesso rango, un rango maggiore rispetto a un affinamento in legno, è stata la cifra stilistica che ha concesso di capire le diversità della Romagna. E quindi andare a individuare le prime due macro aree, un elemento che per anni è stato un tabù, e cioè che la Romagna avesse due fasce. Una fascia che va dalla Via Emilia alla linea dei Calanchi, la prima quinta collinare, no? Questa idea teatrale delle prime colline basse, no? Che in realtà sono zone dove si concentra la coltivazione frutticola dove più bella della regione, abbondanza. Dove c'è abbondanza e dove il Sangiovese ha un'esplosione di frutto impressionante. E quella zona lì è quella che per anni forse si è sforzata troppo a creare nell'estrazione la sua cifra stilistica, quando un po'... Ed erano i Sangiovese che noi bevevamo, perché esatto. Quelli che trovavamo erano quelli. Esatto, e quell'idea che in quegli anni lì iniziò a un po' a descrivere Gravina, no? Dicendo col vino in sottrazione, no? Era forse il luogo di studio più incredibile in cui parlarne, era proprio quella zona lì. Per dire come un vino in sottrazione in questi territori che di loro matura sono molto ricchi, tendono a essere materici, lì la mano leggera di fatto creava grazia a questi vini. E tu pensa a quello che in quegli anni lì è successo e sta ancora succedendo. Il successo di esperienze come penso a Villa Venti, a Longiano, potrei pensare a Elisa Mazzavillani, a Castrocaro. Ho detto due, ma te ne potrei dire tante, per dire zone che sono su terreni argillosi, molto belli, ma comunque argillosi, no? In cui se c'è un rischio di creare dei vini che diventino con un peso specifico troppo alto, e sta nella grazia trovare questa chiave di lettura. La grazia si è trovata attraverso un profilo di acquisizione, no? Di esperienziale, quindi di capacità di dare interpretazione un po' più in alto, no? Sì. E poi, parallelamente a questo, una generazione di produttori che finalmente ha iniziato a bere non solo quello che producevano a casa loro. Questo è fondamentale. Qui apro una parentesi, perché poi l'esperienza di Francesco è anche fuori dalla Romagna, anche se è bello sentirti così legato, lo sapevamo, così profondamente legato a casa tua e a sviluppare, no, il pensiero qualitativo nella differenza di casa tua. Questo è bellissimo ed è un valore, secondo me, davvero da sposare a prescindere. Però tu sei anche uscito, stai ancora uscendo, le tue collaborazioni sono anche fuori dalla Roma. Io credo che anche questo sia un valore, no? Questo è un valore incredibile, perché comunque lo dicevamo prima, cioè la provincia è uno scrigno incredibile di variabilità, e questo non c'è dubbio, però è altrettanto vero che conoscendo il mondo ti rendi conto, no? Di quali sono le cose personale, potrebbe anche essere limitante. Ti fa capire quali sono le cose interessanti da andare a cogliere. E questo sì, cioè avere quel tipo di visione più grande sicuramente è stato molto molto interessante, molto molto bello. Percorso importante. E poi ti chiedo un'ultima cosa, poi entriamo dentro Villa Papiano, ma sarebbe bello raccontare Villa Papiano per raccontare un po' la Romagna, sì. Per raccontare un po' il Sangiovese di Romagna, perché questo ci interessa davvero molto, e il livello che state raggiungendo, io dico anche nei numeri delle aziende, è un livello davvero da scoprire e anche da raccontare, da comunicare, perché adesso si inizia negli anni ad assaggiare, a trovare, a conoscere produttori e prodotti con filosofia e qualità molto interessanti, molto. Vero. Quindi per noi che siamo appassionati, non dico che è una novità da scoprire, perché sarebbe ingiusto, ma comunque è giusto portare l'attenzione dove c'è un fermento positivo che si sta allargando sempre di più, quindi ci torniamo. Altra cosa che è interessante conoscerla, il vino che in questo lasso di tempo, no, della tua esperienza, ti ha più colpito in termini di sorpresa, in qualsiasi luogo tu lo abbia prodotto, però che ti ha colpito nel dire sì, ci speravo, ma ho trovato la quadratura del cerchio, sono già soddisfatto di, che ne so, Montalcino, Narni, qualsiasi zona possa essere, non importa, però c'è un qualcosa che ti ha soddisfatto e ti ha sorpreso rispetto all'inizio dei lavori, quindi... Ma guarda, allora, sicuramente... Non voglio essere banale, ma il grande stupore viene quasi sempre dal Sangiovese, perché ti dico, la sua capacità di adattarsi ai vari territori e ad essere un interprete
veramente trasparente del territorio è uno stupore quotidiano. E quindi lì il cuore batte e batte forte. Poi ovviamente ti dico, ci sono una serie di realtà che sono altrettanto interessanti o impressionanti. Alcune te le voglio riportare perché è di stupore vero. Tu hai citato Narni, e parliamo ovviamente di Ciliegiolo, di Leonardo Bussoletti. E ti che dico, salutiamo. Che tra l'altro salutiamo. E ti dico, due vitigni mi hanno stupito per la loro capacità di adattarsi alla mutazione climatica e al riscaldamento globale, che sono il Trebbiano e il Ciliegiolo. Considera che la frequenza con cui si parla in questi anni di Trebbiano e Ciliegiolo per me non è casuale, non è legata solo a un cambiamento del modo di consumare il vino, ma anche al fatto che questi due vitigni sono due vitigni che si stanno avvantaggiando della mutazione climatica. Perché il Ciliegiolo, come sai, è un vitigno che ha una bacca abbastanza grossa, dei tannini di rango non altissimo, e con il riscaldamento globale questo vitigno sta creando vini con sempre crescente profondità. E è strano, perché è un vitigno che ha una maturazione leggermente più precoce del Sangiovese, ma come adattabilità alla mutazione climatica è veramente interessante. Io mi sono fatto quest'idea che è un vitigno di cui se ne parla già molto, ma se ne parlerà assolutamente di più. Ora mi piace questa esperienza personale, quindi con tutti i limiti del caso, no? Però assaggiando i vini di Leonardo, non solo di Leonardo, comunque sicuramente è un capofila, no? In questa nuova espressione del Ciliegiolo. Quello che mi ha colpito tantissimo è la capacità di esprimere un buon volume liquido nel centro bocca che viene sempre, diciamo così, diffluisce in una bevibilità attraverso il flusso dell'acidità, della freschezza, no? Con un frutto finale che ti rimane in bocca, che è veramente un vino elegante, un vino piacevolissimo. Quindi il Ciliegiolo è veramente un qualcosa che ci sta appassionando tantissimo e lo seguiamo con grande interesse, perché è giusto sia. Il Trebbiano è molto interessante perché si il parte... Trebbiano è ancora più incredibile questo racconto, perché se c'era un vitigno che in tutta Italia era considerato veramente di rango basso, era il Trebbiano. Neutro. Ed è neutro. Chi è neutro? Il Trebbiano. Però vedi, in questa parola che tu hai detto c'è uno dei grandi segreti, secondo me, della modernità di questo vitigno, perché nella sua neutralità c'è anche la capacità di diventare un interprete del territorio. Se io, e ti dico, un grande classico, anche quando ho ospite a Villa Papiano, il primo vino che offro è un Trebbiano, per dire: Modigliana, noi diciamo sempre, è altitudine, è bosco, è memoria marina. Se c'è un vino che ti può dire che cos'è l'altitudine, che cosa fa il bosco, che cos'è la memoria marina, è il Trebbiano. E la stessa cosa te lo posso dire, poc'anzi, ti ricordi, abbiamo parlato di Predappio, della Puddinga. Quanto. Vuoi un vino che ti parli di zolfo? Parti assaggiando Trebbiano. La stessa cosa, l'esperienza incredibile, pensa all'Abruzzo, cosa sta costruendo col Trebbiano. Il Trebbiano, in fondo, se tu pensi, anche in Abruzzo, fino a 15 anni fa, era un'esperienza straordinaria di due produttori. E stop. Dopodiché arriva quel capolavoro della Cristiana Tiberio col Fonte Canale, guarda caso, e adesso potremmo citarne almeno 10, forse di più. Penso al Marius di Terraviva, dove lavoro, ma ce ne sono moltissimi, per dire. La stessa cosa in Toscana, cioè il Trebbiano toscano, che fra i Trebbiani dell'Italia sicuramente non brillava per rango, tra l'altro nella popolazione di Trebbiani quello con l'acidità più bassa, quindi ancora una volta dici forse non il più adatto per la mutazione climatica. Eppure anche in Toscana ci sono degli esempi di Trebbiani negli ultimi anni incredibili. Mi viene in mente Monterapone, un chiodo fisso per la bontà di quel vino, quello di San Giusto, cioè una serie di espressioni incredibili. Allora è ovvio che c'è una volontà di misurarsi con questo vitigno, ma è altrettanto vero che l'andamento meteorologico climatico sicuramente l'aiuta. Il racconto del Trebbiano sarà quello della Ligotè,
capito? Bello. C'è niente da fare, un vitigno che per sue caratteristiche male, come assonanza, non è ma male. Guarda che è un racconto che torna tantissimo. È ovvio che mediamente se peschiamo da come i bottoni della tombola, bere bene a Ligoteo Trebbiano è difficile. Però sai che scegliendo puoi avere delle cose straordinarie ed emozionanti. Appaganti davvero. Sì. E quindi ti dico, questi sono due vitigni di cui sicuramente è molto facile e appagante pagare. Grazie Francesco, e sono felice, no, che alla fine le bevute trovino un fondamento rispetto a chissà, perché poi vai a ricercare quei vini, perché ti incuriosiscono, perché trovi qualità, quindi bene così. Tuffiamoci nel mondo che senti tuo, ma che è bello da raccontare per i valori che esprime, no? Che sta esprimendo sempre con più consapevolezza rispetto al Sangiovese prodotto nella parte più alta di cui abbiamo iniziato a raccontare prima. Quindi si torna in Romagna, si torna nella parte più alta dove c'è quella finezza, quella capacità di trovare freschezza, sale in chiusura di bocca, di trovare comunque l'eleganza attraverso la capacità di bere quei vini. Quindi qui la palla è tua, cioè dici tu, racconta un po'. Entriamo in quel fantastico mondo geologico, no? In cui il Sangiovese diventa interprete di una roccia. Allora, prima ti ho detto la prima fascia dalla Via Emilia alla Linea dei Calanchi, che sono suoli ricchi, diciamo, in cui la differenza principale è il colore dell'argilla, rossa, ocra, grigia, e in queste sfumature cambia il profilo del vino. Quando si va sopra la Linea dei Calanchi e quindi si entra nella fase appenninico preappenninica, cambia tutto, perché il suolo è figlio della roccia madre sottostante. Per cui tu descrivi la roccia madre e sai il suolo che hai e quindi l'effetto immediato che puoi avere sul vino. Parlando di questa fascia sopra l'Appennino, purtroppo la Romagna ha perso dopo la Seconda Guerra Mondiale gran parte del suo potenziale viticolo. Per cui sono pochissime le zone dove c'è ancora una viticoltura sopra la Linea dei Calanchi. Tra queste te ne voglio citare tre. Assolutamente. Perché per me sono parte di cuore, forse quattro. Vado in ordine dalla parte più, diciamo così. Secondo me puoi andare in ordine che vuoi. Che voglio. Sì. Vai tranquillo. Vado dal mare verso l'entroterra, per dire il primo luogo grande del vino romagnolo, forse uno dei più storici, Bertinoro, famoso perché lì c'è il calcare organogeno, quindi questi suoli ricchissimi di calcare che avevano un effetto incredibile sul tannino. Bertinoro in questi anni vive una grande sfida, che è quella del riscaldamento globale, perché è una zona tutto sommato molto esposta al mare, quindi lì è la come gestire quella potenza che sarà la grande sfida che Bertinoro deve convivere. Parallelamente invece altri territori che erano propriamente appenninici e quindi che erano considerati di rango un po' più basso, che via via in questi anni hanno la vita un po' più facile. Quindi il primo Predappio, soprattutto Predappio Alta, cioè la parte più alta del comprensorio di Predappio. Consentimi di menzionare Alessandro Nicolucci, che ho conosciuto qualche mese fa, che davvero mi è rimasto nel cuore, lui come i suoi vini. Giustamente si cita Alessandro Nicolucci perché tra l'altro negli anni quelli difficili in cui c'era lo spopolamento di Predappio è stato l'unico che ha mantenuto un caposaldo di viticoltura lì, per cui se oggi parliamo di Predappio Alta e parliamo della sua roccia che è la Puddinga, questa roccia incredibile, lo dobbiamo al fatto che lì ha resistito il fattoria Nicolucci. È bello ricordarlo. E adesso siamo solo in tre, perché anch'io ho voluto prendere un pezzettino di una vigna lì, perché quello è un racconto che va raccontato, e quindi e mi auguro che negli anni questa cosa possa crescere. Quindi Predappio, dopodiché si arriva a Modigliana e a Brisighella. Brisighella e Modigliana sono due gemelline, perché sono tutte e due nella parte alta dell'Appennino, tutte e due con grande quantità di bosco, ma con una differenza abbastanza importante, perché a Modigliana domina l'arenaria, quindi suoli più poveri, più sabbiosi, a Brisighella domina la marna, quindi un suolo un po' più argilloso. Per cui nel mio personale modo di interpretare, arenaria su marna, Modigliana, marna su arenaria, Brisighella. Per cui nel mio modo un po' di interpretare questo mondo dico: Modigliana ha una straordinaria chance legata soprattutto al Sangiovese,
perché qui il Sangiovese prende una grazia incredibile, Brisighella con un po' più di Marne, forse in questo momento storico la zona più interessante della Romagna per i vini bianchi. La parte alta, Valpiana, è quella dove la presenza di Marne, guarda caso, tutti i vini bianchi molto interessanti del mondo cercano la Marne, hanno e la Marne un po' di più. Vero. E quindi queste quattro perle sovralinea di all'Appennino sicuramente sono molto interessanti da tenere ben presenti. Entriamo finalmente a Modigliana. Modigliana è un microcosmo bellissimo. E prima del riscaldamento globale, considerando un luogo veramente di provincia e veramente cadetto. Pensa che nel passato gli altri produttori della Romagna spesso dicevano che a Modigliana i vini odoravano di confessionale, sacrestia, no? In questo modo un po' burlo e spesso un po' repubblicano inteso come anticlericale, no? Della nostra terra, di relegare alla sacrestia i vini che si facevano qua, per dire come qui la nota verde, balsamica, boschiva è molto molto forte nei vini. Quindi in Modigliana si parla di altitudine, bosco, arenaria, quindi di questo territorio dove la viticoltura si fa in valli anche abbastanza strette tra di loro. Tre valli che possiamo menzionare. Che voglio assolutamente menzionare, perché in questo ambiente che è così estremo bastano piccole sfumature differenti per creare grandi differenze nel vino. E quindi questi tre elementi di cui ti ho parlato, altitudine, bosco e arenaria, si manifestano nelle tre vallate di Modigliana con intensità differente. Quindi la vallata della Cereta, che è quella più occidentale, la vallata un po' più aperta, che confina con Brisighella, quindi con un po' più di Marna, e quindi in cui il carattere del Sangiovese è quello un po' più appagante, un po' più ricco nella sua parte materica, per poi passare alla vallata del Tramazzo, che è una vallata che inizia a stringersi, a chiudere, a crescere di quota altimetrica, il Sangiovese inizia a perdere tannini, a crescere la componente acida. E può essere inteso in maniera molto larga e grezza, un momento di passaggio, no? Tra la Cerreta e assolutamente, Ibola. Assolutamente, proprio una vallata che passa verso l'Ibola, che è la vallata dove siamo noi adesso, che è la vallata un po' più estrema. E come spesso dico, estrema non vuole essere migliore. Perché spesso sicuramente molto più difficile, perché qui c'è tanta altitudine, le giornate, la vallata è stretta, per cui sono periodi di ombra molto forti, e quindi è un gioco di luci e di ombre interessanti, in cui il bosco qua fa la padrone. E lo dicevamo prima, passeggiando, vedere anche come la viticoltura qua è ospite, qui comanda il bosco, e poi ci sono delle radure dove si fa viticoltura. Quindi c'è un rapporto intimo con la componente vegetale dell'ecosistema, ma anche con la componente animale. Quindi se ti devo dire che cos'è la cosa più complessa in Valle Ibola, non è certo la Peronospora oloidio, che qua in queste condizioni dove c'è grande equilibrio è tutto facile, ma sicuramente la gestione del selvatico è molto molto difficile. Però qui i vini ti ripagano con queste mineralità idrocarburiche fortissime dei vini bianchi, queste note saline fortissime, e dall'altra parte i rossi che odorano di bosco, di melograna, con una trasparenza incredibile, insomma. Questo credo che sia davvero un bellissimo momento di racconto, no? Oggi, lo accennavo io poc'anzi, c'è fermento, c'è anche la voglia, la volontà di unirsi, no? Per dei momenti che sono importanti nella comunicazione, perché qua ci sono, se non sbaglio, 11 aziende che comunque in certi momenti, in certi frangenti, giustamente si uniscono per raccontare il territorio. Questo è sempre un valore aggiunto e sarà sempre di più un valore aggiunto. Quindi ben vengano, no? Gli eventi che state costruendo qua su Modigliana, e invitiamo tutti a partecipare, perché davvero sono posti meravigliosi, ma sono posti soprattutto che nutrono la possibilità, lo stanno fortunatamente dimostrando, di dare dei vini che sono veramente emozionali, perché sono diversi. E il Sangiovese qua prende un'essenza che ci piace molto, soprattutto nel frutto, nella fruibilità, in questa punta di sale, quindi sono elementi fortemente caratterizzanti. Oggi siamo qui, la fotografia l'hai illustrata in maniera perfetta, no? Tu hai un'esperienza, hai comunque l'intelligenza di crescere attraverso vendemmia dopo vendemmia, no? Di aumentare l'esperienza, e probabilmente anche un'idea da qui a qualche anno rispetto a quello che potrà succedere su Modigliana, sul Sangiovese qui a Modigliana. Un'aspettativa, un'idea, ma anche una volontà che poi mette insieme il lavoro per riuscire a raggiungere quell'obiettivo.
come lo vedi? Ah. Domanda facile. No, è domanda facile perché sto pensando a quanto è difficile l'obiettivo che ci stiamo dando, perché in questo percorso rapidissimo che abbiamo fatto, in cui abbiamo detto, siamo partiti da macro considerazioni, ad esempio quello che ti ho detto prima, no? Il capire che probabilmente alcuni affinamenti più conservativi erano più interessanti rispetto all'idea estrattiva e legno della riserva anni 90, diciamo, per poi passare a un altro concetto fondamentale che è stato quello di liberarsi un po' da una ricetta di utilizzo dell'ossigeno che non è detto che qua contava, per poi passare a individuare le sottozone, quindi individuare delle zone in cui lavorare, ancora altro salto di qualità, convincere i produttori che non era detto che dove eri nato era il posto migliore dove fare viticoltura, quindi fare questa fatica di dire dove c'è una vigna interessante, anche se a distanza, bisogna andarla a prendere. Ne vale la pena. Ne vale la pena, con grande fatica, ma va fatto. Tu hai toccato un altro tema essenziale, l'associazione. Questa capacità di mettere da parte un po' l'orgoglio personale e capire che vince il territorio se sei in grado di dimostrare che collegialmente sei in grado di fare un racconto. Che esisti. E adesso probabilmente ci aspetta la sfida più dura e più difficile, che è quella di aumentare il rango delle attività che facciamo in vigna, in viticoltura. Questa forse è la grande lezione che ancora adesso la Francia sta dando all'Italia. L'Italia è ancora troppo concentrata su quello che è la vinificazione, sottovalutando tutto quello che c'è a monte. Cioè è molto facile, ce lo siamo detti prima, no? Sì. Di dire che il vino si fa in vigna, lo diciamo tutti e lo sappiamo bene. Però poi trasferire risorse, energia, capacità al lavoro in vigna è una cosa su cui l'Italia è ancora molto indietro. E rispetto alla Francia, ma anche altre zone emergenti del mondo, dove invece si sta facendo dei ragionamenti molto più affilati e interessanti sulla viticoltura. Quindi questo è un terreno che dobbiamo ancora guadagnarci, pesantemente. Per cui un po' questa presa di coscienza degli ultimi anni, che riguarda noi ma riguarda sì, un po' tutta l'Italia, di iniziare a pensare alla vinificazione delle singole vigne, ad esempio, no? Questo è un elemento che secondo me sarà di grande stimolo e sprono per dire, se tu vuoi lavorare per singola vigna, su quella vigna devi essere in grado di fare un racconto veramente grande. La qualità deve essere davvero non riconoscibile, di più. E ti dico, perché è difficile questo? Perché c'è poca cultura sul lavorare in vigna su alto livello, c'è ancora poca capacità di far affezionare, di creare la squadra che vince, no? E la squadra che vince è fatta di persone anche che lavorano in vigna. Io quello che dico ai miei ragazzi, e qua Villa Papiano è un vivaio straordinario in cui passano, ci sono tante persone, alcune che stabilmente restano qui, altre che sono venute, hanno imparato cose, poi l'hanno portate da altre parti, ma la cosa bella che io dico sempre è che il lavoro soprattutto di vigna è un lavoro di squadra. Cioè questi risultati non li raggiunge la singola persona, ma li raggiunge la squadra, perché soprattutto il lavoro di vigna è un lavoro bellissimo. E quello che io cerco sempre di dire quando si parla di vigna, e dico questa cosa, che la vita è una pianta molto vanitosa, che gli piace stare nei posti belli ed essere bella. Per cui ci vuole un senso di che cos'è la bellezza quando si lavora in vigna, perché tu quando arrivi in una vigna e la vedi bella, gestita bene, la vanità della pianta di vite di solito fa anche dei grappoli bellissimi, per cui c'è bisogno di persone che si affezionino a gestire la bellezza, e questo è fondamentale. Concetto bellissimo, e credo che sia davvero sostanziale ragionare in questi termini, no? Abbiamo tanto tra le mani, abbiamo negli anni acquisito più consapevolezza di un mestiere, e questo punto è importante. C'è comunque uno step che dobbiamo metterci bene in testa se vogliamo davvero raggiungere quello che è possibile raggiungere attraverso il lavoro, la conoscenza e la fatica. Villa Papiano, e poi ti lascio perché qua siamo in un periodo in cui non manca da fare qua a Villa Papiano, però è bello parlare con te. Villa Papiano io la vedo come una grande sintesi, no, di un'idea di famiglia che parte da Remigio e trova in quattro fratelli, ognuno con la propria specificità, un
gruppo, come dicevi tu, che è la forza di un'azienda. La prima volta che mi sono scontrato una bottiglia di Villa Papiano, per me è stato un alzare le antenne, no? E quella che oggi si chiama Vigna Provi era prima con un nome diverso, ma bello che siamo arrivati a dargli il nome di una vigna. Questo significa tanto, l'abbiamo appena già detto. Però quando ho conosciuto quel sangiovese, è stato per me il primo momento in cui sono davvero incuriosito. E quindi quando ti incuriosisci e qualcosa ti attrae, tu hai la voglia di capire, di conoscere fino in fondo. Quindi poi ci siamo conosciuti, abbiamo avuto la fortuna di venire in azienda da te, abbiamo continuato a bere questi vini, i vostri vini, e questo credo che sia esemplificativo rispetto a quello che tu stavi dicendo. La Villa Papiano è un cantiere aperto, con grande competenza dentro, ma con la voglia di crescere rispetto al definire al dettaglio quello che il sangiovese può essere. Quindi ci sembra che sia già un qualcosa di strutturato in funzione di quello che tu raccontavi, quindi proiettate in un'ottica futura che sicuramente farà crescere e migliorare i vini che già sono molto buoni. Ecco, il tuo primo sangiovese soddisfacente messo in bottiglia, quello che me lo devi dire, quello che ha detto wow, per me Villa Papiano è nella strada giusta. Ah, è molto facile, è stata la vendemmia 2010. Mi ci sono stati 10 anni per riuscire a fare un vino che mi piacesse. E tu pensi che è incredibile, perché mi è stato molto più facile fare vini che mi piacevano a casa di altri che a casa mia. E questo ha due chiavi di lettura, secondo me. Il primo è che interpretare la montagna è difficilissimo. E quindi con così pochi metri ti paragone è... Qua è stato tutto da inventare, quindi avere la mano sufficientemente leggera, trasparente per lasciare urlare la montagna è stata un'impresa complicatissima e mi ci sono voluti 10 anni. E quindi questo è un primo elemento importante. Il secondo, perché nel 2010 è stato l'anno in cui è stato probabilmente l'inizio di avere creato una squadra. Una squadra di persone che iniziavano a tirare la carretta dalla stessa parte. E quindi c'è una serie di concause che hanno portato quello lì, forse l'anno in cui abbiamo iniziato a correre un po' più velocemente. Poi adesso, tornando indietro, premesso che prima del 2010 qua a Villa Papiana abbiamo una riserva storica molto grande, perché il racconto di Modigliana è che i vini hanno paura della gioventù, ma nel lungo tempo non ti deludono mai. Però diciamo che i vini fino alla 2009 li faccio assaggiare un po' meno volentieri, perché non li sento esattamente parte di quello che noi siamo adesso. Però dal 2010 sicuramente abbiamo iniziato a ragionare con un passo molto molto differente. Poi la 2010 è stata un'annata straordinaria e questo è stato di, come dire, è fin troppo vincere facile, no? Con la 2010. Però sicuramente sono elementi molto molto interessanti. E ti dico 2010 per il sangiovese, ma ti dico un'altra annata, ti dico 2018 per il Trebbiano, perché il riscaldamento globale finalmente ha reso possibile di portare così in altura Trebbiani vinificati in purezza. Il Trebbiano a Modigliana ce n'è sempre stato tanto, perché veramente in antico, questo era il Granducato di Toscana, il Trebbiano era in mezzo alle vigne del sangiovese, quindi nelle vecchie vigne di Trebbiano ce n'è moltissimo. E poi c'è stata una grande volontà di piantare sangiovese fin dagli anni 80 per creare basi spumante. Perché tu pensa che la lucidità della cooperazione romagnola aveva costituito a Modigliana un avamposto di vinificazione per fare basi spumante. Perché qua le acidità ci sono delle quantità di acido malico, dei pH talmente bassi che questo è veramente il paese dei balocchi anche per quel tipo di mondo. E quindi ti dico, la capacità di iniziare a pensare però che anche a Modigliana si potessero esserci delle espressioni di Trebbiano secco, interessanti, è sicuramente straordinario. Quella annata 18, ce la ricordiamo per questo punto. Assolutamente sì. Dai, assolutamente bene. Sì. Noi dobbiamo purtroppo interrompere, perché io starei a 12 ore a parlare con te, ma poi i tempi sono quelli che sono, già siamo stati lunghi, ma chi se ne frega, va benissimo così. Allora, io davvero ti ringrazio. Grazie tantissimo Francesco, perché è stato bello parlare con te di tutto.
e magari ci ritroveremo, che so, a allungare il discorso. Meraviglia. Per quello che possiamo noi come YNTV abbiamo la voglia, no, di seguire questi progetti, seguire Modigliana, quindi sicuramente ci saremo e vi accompagneremo con i nostri limiti in un percorso per raccontarvi, aiutarvi a poter raccontare quelli buono c'è. E che dire, se volete approfondire un po' la conoscenza che oggi è stata fugace di Francesco, di Villa Papiano, di Modigliana, di quello che è un territorio davvero che va scoperto, prendetevi una giornata, state qua e venite un po' a assaggiare tutti i produttori dell'associazione Modigliana, perché questo territorio è oggi largamente interessante, è largamente attrattivo, e noi che siamo appassionati, curiosi, abbiamo bisogno di queste novità, virgolettiamo novità, di queste situazioni che non conosciamo ancora così bene. E l'altro aspetto è che il contesto naturalistico è uno dei più belli che potete incontrare, quindi doppia motivazione per venire qua a Modigliana, per venire a Villa Papiana a conoscere tutta la famiglia Bordini. Grazie per essere stati con noi, ma soprattutto grazie a Francesco del suo tempo. Grazie a voi.